Allora, ragazzi, c'è questo famoso gruppo che a me piace tanto, no? Che è questo qua, no? W. Secondo te, no? Tu che sei fuori da tutto questa cosa, no? Vedi questa cosa qua e ti ecciti a voi unirti a questo gruppo qua. Cosa faresti? Che tipo di ricerca faresti e cosa useresti? Ovviamente andresti su Google. Andiamo su Google. Quindi io, così, non so tu, ma io metterei le parole VV e anche Novax e farei una ricerca. Ma subito Google stesso ti dà una mano perché dice, queste sono le ricerche correlate, le chiama Google, nel senso che dopo che hai scritto un certo, hai trattato, hai usato certe parole chiave, lui ti dà una mano con altre cose poi dopo. Quindi, guerrieri su Telegram. Entra in guerrieri. Chi sono i guerrieri VV? Questo è il 3V invece, loro sono 2V. 3V ho già fatto vedere. Insomma. Quindi basta veramente pochissimo e Google ti dà una mano. E invece, perché mi ricorda quella minchiata là di Bin Laden, no? Mi ricordo. Quando l'America stava cercando Bin Laden, stava cercando, insomma, l'avevano creato loro stessi, stavano cercando Bin Laden e una troupe di CNN andò a trovarlo così senza problemi. Invece l'America era il nemico pubblico numero uno in America, Bin Laden, no? Dopo gli attentati, no? Loro non riuscirono a trovare. Invece CNN era riuscita a trovare nella grotta dove stava e l'aveva intervistato Bin Laden. Allo stesso modo, a me mi dispiace tantissimo, veramente. Io non so se questa persona capisce che io non faccio questa cosa perché mi sento sto cazzo. Io faccio questa cosa perché è veramente grave. Non esiste. Perché è impossibile creare gruppi, purtroppo, in questa situazione nella quale ci troviamo. Perché il nemico è già lì. Appena crei un gruppo, il nemico sta già lì. Il male è talmente tanto in questo mondo che non te lascia. Il gruppo sarebbe forza, eh? E loro non lasciano, sanno il potere del gruppo. E quindi te lo puoi scordare il gruppo. Soprattutto fare gruppo quando la tecnologia del nemico stesso ti dà una mano per crearlo, il gruppo. Quanto cazzo ti ci vuole per capire che è una trappola? Guarda, è Google stesso che ti suggerisce gli altri passi che devi fare. E poi guarda, Guerrieri su Telegram, metto qua. Immagino esce già il contatto loro. Entra in VV. Guarda com'è facile entrare. Guarda com'è facile entrare. Guarda. La Repubblica parla di VV, ragazzi. Leggo parla di VV. I guerrieri. A quanto pare ho imparato adesso che VV starebbe per voce per lotta non violenta. Come ho già spiegato a loro. Piace così, insomma, che le pecore siano buone così. E soprattutto creano questi gruppi qua, perché questo gruppo, ragazzi, a differenza degli altri minchioni che semplicemente si aspettano che qualche avvocato o qualche ex poliziotto gli parli di Costituzione, gli dica che ah, adesso risolviamo tutto votando me o votando quest'altro, quelli sono senza palle. Invece questa gente che si unisce a questi qua, che fisicamente passano all'azione questi, eh? Scrivo con le bombolette, però è sempre molto diverso da tutti gli altri gruppi che pure sono controllati. Però questo specialmente, essendo che è fra i pochi, è l'unico che passa in azione, capito? Non è come quei coglioni che vanno semplicemente, li uniscono e al limite vanno a protestare in qualche piazza col permesso, con la mascherina e tutto quanto, e poi finisce tutto là. Perché non andranno da nessuna parte? Perché anche se votano quello che gli dicono di votare, alla fine non si va da nessuna parte. Invece questi passano all'azione. E quindi, cosa voglio dire con questo? È che questi gruppi vengono creati dal sistema stesso per fare un elenco dei potenziali individui pericolosi che farebbero qualcosa quando potenzialmente, insomma, potrebbero fare danni al sistema, no? Loro li mettono in questo gruppo qua intanto dove non possono nuocere, perché al massimo possono scrivere la bomboletta.
e intanto fanno un cazzo di elenco di tutta questa gente che si unisce a questi qua, ok? Non è che io non mi unisco perché ho paura di fare queste cose qua. Prima di tutto io non credo proprio nel fare il bambino, nel protestare. Non è così intelligente fare questa cosa. Allora cosa faresti? Quindi finisco l'altro concetto. Loro quindi creano questi gruppi, il sistema, prendono gli elenchi di chi si espone unendosi a questo gruppo, e quindi loro... Tu te pensi che Telegram sia più sicuro di Facebook? Non penso proprio, Pecorella, non esiste la sicurezza oggi. E tu stai usando l'arma del nemico e ti pensi che stai combattendo il nemico. Ma stai scherzando, Pecorella? Che poi ho fatto video dove ho decifrato anche le iniziali, qua, perché ripete 5 volte questa V qua. Mamma mia. Quindi questo qua, con la tecnologia che c'è oggi, la gente non riesce a capire chi sia questo qua. Esattamente come con la storia di Bin Laden. Il mondo non sapeva dove era e la troupe di CNN andò a intervistarlo senza problemi, senza nessun graffio, senza un niente. Siete veramente morti, purtroppo. Mi dispiace veramente. Se siete così stupidi, verrete sbranati, e ve lo meritate a quel punto. Siete persi. Se non capite che questa gente qua è controllata, non esiste. Appena un gruppo crea numero, sta già lì il nemico, perché è pericoloso per loro che un gruppo possa, addirittura un gruppo che fa azione, non solo parole. Capito? Quindi prendono i nomi, fanno un elenco di tutti i coglioni che si uniscano a questi gruppi qua, e quando verrà il momento che ci chiuderanno un'altra volta in casa, faranno legge marziale, sapranno dove andare per primi, chi andare a trovare per primi. Tutta questa gente qua, loro stanno facendo una lista adesso, e tutto questo non è per mettere paura. L'unico modo di lottare, ragazzi, è avere la conoscenza, quindi informarsi il più possibile, e stare separati. Non te puoi fidare oggi di nessuno, let alone in the fucking group che c'ha migliaia di gente, almeno lì sul gruppo Telegram, vedo che c'hanno un sacco di iscritti. E questa persona mi dice che ah, no, non è grosso il loro gruppo, non li caca nessuno. Ma che cazzo dici, io? Non li caca nessuno, ti sto facendo vedere Google qua, che gli dà una mano. Guarda, le ricerche di Google qua, ti dà una mano. Cosa vuoi? Il gruppo, il canale YouTube di Vivi? La pagina Facebook di Vivi? Cosa vuoi? Chi sono i Vivi? Come ti unisci? Unisciti a Vivi, no? Ti dice qua. Primo link, ok. Questo è Vivi, ragazzi. Purtroppo per voi che non capite con chi avete a che fa, il nemico, purtroppo. Guarda, Google, cazzo, ma mettiamo il mio nome, vediamo quanto Google vuole bene a me e in modo democratico dà le stesse opportunità anche a me. Mettiamo il mio nome, per dire. Purtroppo io, siccome qua ho dovuto levare l'immagine perché non c'ho giga, cazzi vari, c'è questa scritta qua in alto che possiamo anche velocemente togliere in questo modo qua, così non ci rompe i coglioni. Chiudiamo questo affare e andiamo a provare col mio nome. Vediamo quanto è buono Google con me. Vediamo se esce subito. M non è uscito, purtroppo. A, niente. R, S, niente. Tutto il nome, niente. Marcel, niente. Vediamo se sta giù forse. Ah, Marcel Jacobs. Attenzione. E Marcel, attenzione con la S, è particolare. Sono pochi quelli che hanno il nome Marcel con la S. Ve lo dico. Bisogna mettere anche l'altra iniziale del mio nome. E così esce dopo 7, 8, se teniamo conto anche dello spazio, il mio coso. Invece, quanto ci vuole per
ho cliccato M e è uscito subito un movimento. E vivi. Ah, che insomma, è un movimento dei dormienti. Guarda, la faccia di chi dorme proprio. Mettiamola O. Ecco, mettendo O anche, esce un altro trappola per te, per pecorella. Che io ho fatto vedere che questo è un zozzone. Ho fatto video su di lui, però ovviamente. Io sono arrogante, io so tutto, no? Mi diceva questa persona, purtroppo. Persona che semmai tu vedessi questo video, ma tu già lo sai, io ti voglio bene. Però mi dispiace, devi uscire, te lo sto cercando di dire in tutti i modi da questi mostri. Chiudiamo qua. Ciao.